l'estate antartica volge alla fine. Siamo ormai oltre la metà del mese di marzo. Su di una sponda del mare glaciale ecco riunita una colonia dei più grandi pinguini del mondo, gli imperiali. Il desolato silenzio bianco è interrotto. Qualcuno è venuto a portare la vita. Col mese di aprile le liti si fanno frequenti, dominate dalla particolare aggressività delle femmine. In tutta la colonia si nota una rumorosa agitazione. Poi le parate nuziali acquetano i pinguini e l'ebbrezza li irrigidisce in atteggiamenti estatici. A tre mesi l'equilibrio è ancora molto precario. 20 centimetri rappresentano un abisso. Tuttavia, con l'età e l'esperienza, viene anche il rispetto e la disciplina.